Quanto tempo è passato dal primo viaggio? Quante avventure, quante storie da raccontare? È per questo che dobbiamo fare questo diario, per ricordare tutte le storie che abbiamo vissuto assieme. Mi sembra ieri, la prima volta che ci siamo incontrati. Come va il vostro compleanno? A me è benissimo. Chi ha letto lo spazio del cuore? Ce l'ho io. Ok, io ho la batteria. Gli altri pezzi? Li ho trovati nel cantino. Manuel e Nicola, al centro del controllo. Ci dice i livelli di radioattività? Guarda qua, siamo tutto ok, i livelli sono un po' spinti. Però siamo al 100%, tutto ok. Ok, continuiamo così. Io voglio... Attenzione al reattore! Mi serve più energia per attivare la fonte. Passami il contenitore di energia. Può prendere questo se ti serve. Ok, grazie, sì. Contento. Grazie. Dobbiamo occupare il progetto di grande macchina del tempo. Se no Führer si arrabbierà. Dobbiamo fare silenzio. Mani in alto! Dateci il progetto di macchina del tempo! Venite tutti qui! Non ce la ruberete mai! Per i vostri scopi malvagi! Non c'è il reattore! Mi metto il casco! Io attivo l'orologio spazio-temporale! Ok, andiamo! Viaggiato nel tempo? No, ci siamo solo spostati. Guardate, un nascondiglio! Possiamo nascondere lì la macchina del tempo. Andiamo! Guarda, approfondimenti sulla nostra ricerca. Sì, prenderemo un bel voto a scuola. Un virus! Impossibile, abbiamo fatto l'antivirus stamattina. Pronto, ci sentite? Ma potete sentirci? Pronto, ci sentite? Siamo un gruppo di scienziati che stanno mandando questo messaggio dal futuro. La macchina del tempo si è bloccata. E possiamo andare solo nel passato. Ah, ecco perché non si vede molto bene. Dove abbiamo nascosto la macchina del tempo? Ci serve una chiave inglese che nel futuro non esiste. La macchina del tempo, fantastico! Trovate la macchina del tempo, azionatela con la chiave inglese. Sentite, vi mandiamo dei file. Avvisiamo i nostri amici. Ok, prendi walkie-talkie e li chiamo. Pronto? Pronto, mi sentite? Pronto, dottor, che c'è? È un'emergenza, dovete venire qui domani. Ok. Pronto? Pronto, Lorenzo. Giacomo! Corso e Duccio mi ha detto che c'è l'emergenza, ci si trova la capanna. Ok, chiamo qualcun altro, chiamo e avviso. Ciao. Buonasera, carcere. Già. Pronto, chi parla? Lorenzo, sono Lorenzo.
Giacomo mi ha detto che dobbiamo vederci domani alla capanna, al sì, nostro rifugio. Sì, ma di che cosa si tratta? Non lo so, è un'emergenza, mi ha detto che è un'emergenza. Ok. Perché ci avete chiamato a quell'ora tarda? Qual è l'urgenza? Degli scienziati ci hanno contattato e hanno detto che hanno inventato delle macchine del tempo. Sono stati rubati i progetti, sono stati rubati dai nazisti. Loro hanno fatto queste fotocopie. Praticamente sono i luoghi dove è nascosta la macchina del tempo. Andiamo, dai! Andiamo! Serve un mezzo giro a destra, come c'è scritto nelle istruzioni. Sì. Mezzo giro a destra. Adesso dovrebbe funzionare. Nella mia Fandonia Valley ballate! Oh, qui ci fanno secchi! Accendi la macchina del tempo! Vai! Che caldo! Poi, guarda che piramidi! Che paesi! Ehi, chiedili a che giorno è! Che giorno è? Aia, qui ci fanno la pelle! Attiviamo la macchina del tempo! Via! Via! Ora dove sono? Oh, castelli! Altra puzza di cavallo! Non ci posso stare! What are you saying? Accendiamo la macchina del tempo! Oh, cos'è? Speriamo che i ragazzi ce l'abbiano fatta. Forse ci troveranno. È da molti giorni che li stiamo aspettando. Dobbiamo rubare i progetti a Führer. Accidenti, Führer! Per recuperare i progetti ai nazisti possiamo aprire un portale spazio-temporale. Vado io a prendere i progetti. Ok, non sarà molto difficile. Parti! Teniamolo! Duro! Incendiate a Stalisburgo! Subito! Stanno arrivando qualcuno. Che progetti, mein Führer? Ai, mein Führer!
progetti? Con questi potremo costruire, conquistare il mondo! Grazie, questi li prendo io! No! Perché mi succedono sempre queste cose? Anche su Facebook! Ciao! Sì, cominciamo adesso! Sì, dai! Aspettate, c'hai il tiro di energia! Aspettate, va bene, guarda più in alto! Aspettate, io mi sono giusto! Partiamo! Pronti? I viaggi sono stati tanti. Abbiamo attraversato tutte le epoche del passato e del futuro. Siamo stati bene e ora siamo qui tutti assieme. Che abbiamo fatto? Sì, vi ricordate quando abbiamo viaggiato nel tempo? Un'avventura molto grande ma un po' stancante. E sì. Poi... Voglio usare le pillole, per favore! Abbiamo un metallo dei nostri amici! Qualcuno ha visto la mia, ricordatevi! Io mi sono di pillole! Chiedere a me la mia dentiera! Le mie pillole! Io sono sordo! Sei tu, cos'è, giovanaccio? Sei tu! Io non so che sono! Francesco, sei tu! Io non so chi sono.